Chiuddun s'intenerette pa' pietà mostrata da Marcuccia a Parmiera, e tutto quanto dichiaraina che la virtù è una ricchezza sicura, che niu tiempo consuma, né tempesta strascina, né tarla rosica, mentre al contrario là di bene sta vita vanno e venena, e quella che è acquistata malamente non arriva a terza generazione. Alla fine, menica, per condimento lo fatto contate, mettete in coppa a tavola il conto fatto che seguite. Ci steva una volta un re verde colle che teneva tre figlie femmine che erano tre gioie. E sti tre figliole erano cotte d'amore per tre figlie del re Belprata, che per una maledizione in fata erano trasformate come tre animali. E per questo fatto il re verde colle rifiutai di darle figlie per moglie. Allora, prima che erano bello falcone, quarta in magia, chiamai tutte le uscille a parlamento e venettero frungilla, canarie, cardilla, pette rosse, marvizze, pappamosche, cestarelle, cucole, cagliazze e tutte in razza uccellera, cupata terna criata. A tutto quanto falcone mannai a rovinare i campi e l'albero verde colla, tanto che non rimanettero né ciure né fronne. O secondo che erano cerva, chiamai tutte crape, conigli, lepi, porcospine e tutti gli animali del paese. E mannai a qua stessa mandata che non ci rimanette manco un filo d'evra. O terzo che erano delfina, concertato su cucendo mostro do mare, facette venire tanta una tempesta a quella marina che non ci restai una sola varca sana. Per questo fatto il re, vedendo che cose gli venivano sempre peggio e che non poteva rimediare agli danni che facevano sti innamorati vatica, si risolvette a uscire da Stumbiccia e si accontentai a darle figlie per mogliera. Chilla senza volere né festa né musica si volettero portare subito fuori do regno. Ma prima che sposa partissero, la regina Granzolla dette alle figlie a una tre anelle uguali, dicendola che poiché sapevano da spartere e dopo qualche tempo potevano trovarsi nata vuota o incontrare qualcuno lo sangue loro, per mezzo di questa anella si sarebbero riconosciute. Dopo questo, i tre cucci si partettero e se niettano. O Falcone allora sopportai a Fabiella che era prima, goppa una montagna così avida che passava i confini di nuvola. Arrivava qua a capo a Don Ciove Maia e là, fatta la trovare una bellissima palazza, la teneva con mano a regina. O cerva che arrivai a Vasta che era la seconda, rinda un bosco così intricato che all'ombra chiamata la notte non sapevano per dove uscì per farlo corteo. Loco, dentro una casa di lusso, un giardino che non veniva da bellezza, la faceva stare da parasoia. O Delfina, Natanna si portò in coppia spalla a Rita, che era la terza. Mezzo mare, in coppia a una scuola, la facette trovare una casa dove già avrebbero potuto stare tre re e la corona. Fra questo tempo, la regina Granzolla facette un bello figlio maschio e le mettette nome Tittone. Chista, quando fui ai 15 anni, sentendo sempre la mamma fa la mente di tre figlie maritate a tre animali che non si era saputo mai nuova, le venette in capriccio e si incamminava per lo mondo fino a quando non l'avesse trovata. E dopo una lunga insistenza con padre e con mamma, chi sta alla fine le dette reticenza facendola partire. La facette portare tutte in comodità, tutta la compagnia che le era necessaria per un principe. Ma prima di partire, la regina le rette un anello, simile a quello che aveva dato alle tre figlie. Tittone non l'assai portato all'Italia, né nascondiglio in Francia, né in nessuna parte della Spagna dove non cercassi sora. Passato all'Inghilterra, attraversato la Fiandra, visitato la Polonia, e insomma, camminai da Levante a Ponente, all'ultimo, troppo avevi lasciato di servitura, parte in taverna e parte in ospedale. Restata senza manca la vita, si trovò in coppa a una montagna, a dove stavano Falcone e Fabiella.
Mo, chi ne meraviglia mentre contemplava a bocca aperta i bellizzi di sto palazzo che teneva i pontoni porfidi e mura d'alabastri, finestre d'ori e titolo d'argento, voi viste da sola che lo facete chiamare. Le domandava chi era, da dove veniva e che fortuna l'aveva portata a quello paese. Quando Tittone le ricette del paese, suo padre, la mamma e un uomo suo, Fabiello riconoscette per frate e ne avette conferma da un confronto fra l'anello che chi lo portava all'udito con l'anello che l'aveva data la mamma. E allora l'abbracciai con una gran gioia, facette a nascondere perché dubitavo che il marito non avesse avuto piacere a vederla in da casa sua. Mo, tornata fuori Falcone, Fabiella cominciai a dire che le era venuto sfizi a vedere i parenti suoi e chi le subito rispunnette: lassatilla passà, mogliera mia, che questo non può essere fino a che io non tengo umore. Per lo meno, dicette Fabiella, mandami a chiamare qualche parente mia per consolarmi. Io Falcone replicai: e chi vuoi che venga fino a che da tanto lontano? E se qualcuno ci venisse, tornai a dire Fabiella, tu ne avresti dispiacere. E perché ne avresti dispiacere, rispondette Falcone, a basta che fosse tuo sangue tuo, io vi darraggio con piacere. Sentendo che questa Fabiella pigliai cora e facette asci fuori frate, io presentai a Falcone. Chista danno la mano, ricette 5 e 5 riesce, l'amore passa attraverso quando come l'acqua attraverso il stivale. Sio benvenuto, tu sei il padrone di sta casa, come anno e fa tu stessa. E a così detto ordine che fosse servito e riverito, onorato con la stessa persona sola. Ma dopo che Tittone rimanette a quella montagna per 15 giorni, le venette il desiderio di trovarne là di sora e cercata licenza a Sorio Cainata, chiste la retta una penna di soia e la ricetta. Portate questa, Tittone mia, e tiene la cara, perché ti può far trovare a un tale bisogno che la stimarraio con mano tesoro. Basta, astipa la buona, e se ti occorre una cosa necessaria, chiettela in terra e dice: viene la via, che mi sarai grata. Tittone arravugliata la penna rinda una carta e posta la nuvurzilla, dopo aver fatto mille cerimonie, se ne partette e mise in viaggio, facette tanti chilo cammino, fino a che non arrivai a chilo bosca dove ci stavo cervo con vasta. Loca, mentre morte di fame trasette in due giardini per cogliere i frutti, poi viste la sora che riconoscette alla stessa maniera e come l'aveva riconosciuta Fabiella. Pure che sto facette conoscere un marito, che la facette grandi accoglienze, io trattai davvero principe. Poi, passate nati 15 giorni, quando Tittone volette in cerchia che la tesoro, o cerve le retto nupile dei suoi con le stesse parole che aveva detto Falcone riguardo alla penna. O giovane posto in cammino con una sommatella scudo che l'aveva data prima Falcone e poi cerve, tante camminaia che arrivai ai confini della terra. Loco non potendo più annanza per bere o mare, pigliai una nave con l'idea di cercare per tutta l'isola per vedere se ne avesse notizie da sora. E date il velo o vienda, tante girai fino a che non capitai all'isola, addostevo o delfino corrida.
Pur loca, non appena di tono mettette per terra, fui vista da sora e riconosciuta e ricevuta a quella stessa maniera che era successo con la Tidoia. E alla fine, dopo aver ricevuto mille carezze lo cainata, quando volette partire per rivedere dopo tanto tempo il padre e la mamma, o Delfina le ha detta una scarda del soio con le stesse istruzioni illata. Allora il giovane si mettette in cavallo e ha cominciato a camminare, ma non si era manco allontanato in un mezzo miglia dalla marina, che trasette rintano un bosco che era zona franca in l'oscurità e due spaventi. Proprio in loco di Tone trovai una grande torre in mezzo a un lago. A una finestra di questa torre si veniva una bella giovane, e a piede di questa bella giovane un brutto dragone che dormiva. Sta giovane vedendo a Tittone, parlando piano piano sotto la lingua e con una voce pietosa pietosa, dicetta: «Oh bello giovane mia, mannato forse dal cielo per conforto di miseria mia, a sto luogo dove non si vede mai faccia di cristiano. Levami di mano sto serpe tiranno che mi ha pigliato da un re chiaravalla che mi è pata e mi ha confinata a sta scura torre dove non ci sono quasi peruta». «Oimè», dicette Tittone, «che posso fare per te servire, bella femmina mia? Chi può passare sto lago? Chi può salire sta torre? Chi può accostare a sto brutto dragone che ti fa squagliare un corpo solo a vederla, che sembra paura e ti fa sguigliare la cacarella?» «Ma chiano chiano, aspettano poco, che avete a raggio che posso cacciare sta serpa con la mano che qua coronata. A passo», diceva Gradassa. «Ma muovere in mala prova se un mellone è rosso o se è limone». Dicendo questo, allo stesso tempo, gli taglia la penna o pili a scarda che l'aveva rata e cainata, dicendo: «Vieno la viena», e subito ti terra sti cosa, che all'intrasat, con un sghizzo con mia pioggia d'estate che fa scire la noccia, si vedette mi compagni o falcone o cervi o delfino, che ha una voce ricetta: «Eccoci, che comanda!» Tittone, vedendo la comparente con tanta allegrezza, ricetta: «Non vorriate che allora sta povera giovane dei grinfie che lo dragona. Facetela sci, sfravagate ogni cosa e portatemi sta bella moglie a casa». «Zitto», rispondette il falcone, «che domani ti grida cresce la fava, ma tu facimmo zumbango una moneta sto dragona». E a così dicendo, falcone facette venire una schiera da uccello grifone, che volando fino alla finestra da torre pigliai una giovane e la portai fino e fuori un lago dove stava Tittone coi cainata. Si allontana Tittone che l'era parsa una luna, avvicinissa a stimai un sole tanto che era bella. Ma mentre se l'abbracciava e le diceva belle parole, si scetai un drago, che lanzatasi da finestra veniva una tanna per divorare Tittone. Quando cerva facette accumbare una squadra di leone, e tigri, pantere, d'urze e gatta maimone, camminata su un volo drago, con l'ogno facette una pezzulla pezzulla. Successe questo mentre Tittone voleva partire, o Delfina dicette: «E mo io pure voglio fare qualcosa per te servire, e per non fare sta memoria in un luogo così maledetto e negregata, con ondate o male tiembe mare o facette subissa a torre con tutte il fondamento». Allora Tittone ringraziai per quanto potette e sapette i cainata e dicendo alla sposa che ringraziava pure essa perché era per allora si era asciuta tanto pericolo. Ma l'animale rispondette: «Anza, noi avimmo a ringraziare sta bella signora perché essa è causa di farci tornare all'essere nostra. Noi, per una scortesia fatta da mamma nostra una fata, avettamo la maledizione da quando siamo nati che avevamo a rimanere animale fino a mo, fin quando non avessimo liberato la figlia e un re da un gran travaglio». E allora ecco un momento a noi desiderato. Ecco a maturato sto mazzo di sovra e già sentimmo dinta sto pietro nuova nu spirito e nu sangue che viene da capo nuova a noi. A così dicetta addivandarono tre bellissime giovani che una volta abbracciarono strettamente cainata e dette una mano a quella giovane che per l'allegrizia non stava in divanna.
A questo punto ti torno con un gran spirito di ricetto, oh signora mia, e perché non hanno parte sta gioia, mammarelli, aiutata mia, che sarriene tanto contenta, annanzi a tre genera così aggraziata e tanto bella. Ancora non è notte, rispondette nei cainata, perché lo scuorne vederci così trasformata, già aveva arreduta a fuia alla vista dell'uomo. Ma mo capo, grazie al cielo, potimmo comparire a Nanza gente, volimmo ritirarci tutti insieme sotto allo stesso tetto che mugliarella nostra, a campare allegramente. Perciò, camminammo presto, caprimmo con sole sponda dall'Oriente, noi sarrammo già insieme all'immugliare nostra. E per non che appera, poiché là non c'è steva ata che hai un mente ascoltato che l'aveva portata pittona, facettero comparire una bellissima carrozza tirata a 6 lune, a dove si mettettero tutti e cinque, e così, dopo una giornata di viaggio a sera, si trovò in una taverna. All'ultima roba magnata e vipere rinda sta taverna, di tre giovani a cominciare a trafficare magia, tutta annottata, di modo che a mattina appresa, quando le stelle scornose con miezzatella zita non vanno farsi vedere dallo sole, si trovano a quell'osteria pure in mugliere loro. E allora fu una grande gioia per tutto quanto, fu una grande abbracciatoria, una grande allerezza fuori da ogni paragone. Si mettettero tutti e otto in la stessa carrozza e si avviarono rerenne e cantando. Dopo un lungo cammino arriva in a Verdecolle, a dove da un re e a regina avettero carezza incredibile. Tutta quando si meravigliavano di questi tre genere in anora che erano le quattro colonne rutiembe la bellezza. Allora mannaina fa sapere un re bel prata e a chi le chiaravalla tutto quello che era successo il figlio e chi la venettero a fa festa. Essa facetta tanta festa che era fornetta una grassa d'allegrezza rindopignata maritata di contentezza loro e facendo scomparire così tutta l'affanna passata. Canora ero contente, fa scordare mille anni ritornando.